Salve popolo YouTube, io sono Alberto NeoGeo e questo è Ecco Junior, direi. Si sì, può andare. Sega è una compagnia della quale io sono un grandissimo fan, lo sapete bene. Ed è una compagnia che ha creato un numero di giochi, di brand, di saghe veramente immenso, è difficilissimo stare qui a elencarle tutte. Però da tutti i giochi che ha creato Sega durante gli anni, ce ne sono alcuni che per una ragione o un'altra non hanno mai avuto un degno seguito. E la cosa, insomma, mi ha sempre un po' incuriosito perché tra questi, appunto, ci sono dei giochi che io ho giocato e apprezzato, alle volte proprio amato, alle volte invece proprio apprezzato per alcune idee o alcune, insomma, intuizioni, che però non sono mai state risfruttate per una seconda iterazione, insomma, un nuovo capitolo. Quindi oggi mi piacerebbe fare questo gioco con voi, cioè prendere almeno 4, insomma, un piccolo numero di giochi che per una ragione o un'altra avrebbero meritato un seguito e magari pensare come potrebbe essere un seguito di questi giochi fatto oggi. Beh, iniziamo. Ristar. Allora, non lo so se lo sapete, ma Ristar è uno dei miei giochi preferiti in assoluto. Uno dei miei giochi preferiti su Mega Drive, uno dei miei giochi preferiti della Sega, uno dei miei platform preferiti di sempre. Quindi era impossibile che non lo mettessi in questa lista. Anche perché è un gioco che è bellissimo da vedere, è esteticamente fantastico, ha delle musiche stupende. E però non ha mai avuto un seguito perché ha avuto pochissimo, pochissimo successo. È uscito in un periodo un po' sfigato del Sega Mega Drive, ovviamente nel periodo in cui stava in un certo senso morendo commercialmente, e quindi non ha mai avuto quell'afflato, insomma, quel seguito che poteva avere ad esempio il suo compagno Sonic. Si tratta di un platform che dà un accento un pochettino diverso al genere, quindi non ha le corse frenetiche di Sonic, non ha i salti al millimetro di Super Mario. È un platform che prende i suoi tempi, che ha il suo gameplay molto particolare e soprattutto in ogni livello viene presentata una caratteristica unica, cosa che io adoro in questo tipo di giochi. Ad esempio il livello della musica in cui bisogna portarsi dietro un metronomo senza farselo rubare, oppure il livello del ghiaccio dove bisogna scivolare, o quello del fuoco dove bisogna attivare e disattivare meccanismi che producono fiamme. Insomma, Ristar era una fucina di idee parecchio interessanti. Perché farlo oggi? Oggi come oggi Ristar troverebbe sicuramente una sua nicchia e un suo mercato. Magari si potrebbe anche pensare a trasformarlo in una sorta di Metroidvania slash puzzle platform, non lo so. C'è qualcosa di grosso in Ristar, qualcosa di molto bello che secondo me non andrebbe perduto, andrebbe ripreso. Knuckle Chaotix. Lo so cosa state pensando, dice, ma com'è possibile? Cioè, quel platform fatto per 32X che doveva far vedere quanto era potente il 32X, ma non era poi così un granché? Sì, sto parlando proprio di quello. Knuckle Chaotix era un gioco dalle idee molto molto interessanti. Allora, prima di tutto era un platform di Sonic senza Sonic, e già questa è una cosa che poteva essere un pochettino, insomma, particolare. Ma in più la caratteristica di Sonic OdX è quella di proporre un multiplayer perenne. In tutto il gioco si controllano due personaggi legati da questa sorta di elastico, croce e delizia ovviamente di tutta l'operazione. Perché? Perché questo elastico permetteva a un giocatore o anche due giocatori che giocano contemporaneamente di sperimentare una serie di azioni e di acrobazie uniche. Insomma, si poteva tendere l'elastico, lasciarlo andare al momento giusto e riuscire magari ad arrivare in piattaforme che era impossibile raggiungere altrimenti. Il problema però era che questa meccanica era altamente ingiocabile. Quindi, oggi come oggi, che senso avrebbe riprendere Chaotix? Secondo me avrebbe senso anche perché si tratterebbe di un platform a due giocatori. Già, e questo sarebbe una cosa abbastanza particolare, ma in più si potrebbe riprendere un attimo la caratteristica di avere dei personaggi magari diversi, magari con delle abilità diverse. Ma pensiamo anche al fatto che Knuckle Chaotix ha introdotto dei personaggi che poi sono diventati normali nella lore di Sonic, anche se nessuno sa perfettamente da dove siano ovviamente originati. Quindi magari prendere questi personaggi, dargli delle abilità particolari e magari anche ripristinare questa modalità dell'elastico in una maniera magari un pochettino più giocabile, ad esempio rendendola attivabile a piacimento, cioè magari dando ai giocatori la possibilità di muoversi indipendentemente, ma poi di legarsi assieme con questo elastico quando questo sarebbe
necessario. Quindi le idee che possono essere alla base di Knuckle Count X non sono totalmente da buttare, secondo me. Chakan era un gioco fantastico, ma allo stesso tempo terribile. Visivamente era bellissimo, attirava tantissimo avere come protagonista quella sorta di non morto con due spade che andava in giro in scenari heavy metal a uccidere, a macellare nemici di ogni sorta, mostri informi e quant'altro, ambientazioni gotiche, fatiscenti e tutto il resto. Il problema è che si trattava di un gioco non difficile, di più, era veramente frustrante. I controlli rigidissimi, le trappole di game design, era tutto studiato per farti bestemmiare, farti ripetere i livelli all'infinito. Però, c'è un però, le idee alla base di Chakan erano fantastiche. Innanzitutto c'era questo hub con diversi portali che davano accesso a diverse zone di gioco, quindi a diversi livelli. Ogni singolo livello era spaccato in due. Alla fine della prima parte di ogni livello il personaggio acquistava un'arma. Un'arma con diversi moveset e diverse abilità. Queste abilità poi potevano essere usate nella seconda parte dei vari livelli per appunto accedere a magari a piattaforme o luoghi che non si poteva raggiungere o semplicemente riuscire a portare a termine il livello. E non solo, oltre a questa caratteristica di armi, insomma, che davano abilità diverse, c'era anche un sistema di crafting, abbastanza semplice ma molto interessante. In giro per gli schemi c'erano queste pozioni di vario colore. Premendo Start si accedeva a una sorta di menu nella quale si potevano combinare le varie pozioni. Combinare le varie pozioni significava ottenere nuove pozioni con nuovi effetti. E gli effetti erano più disparati, c'era la pozione dell'immortalità, dell'invisibilità, oppure semplicemente la pozione di cura, e via dicendo. Quindi, come potrebbe essere Chakan oggi? Beh, iniziamo a pensare a questa cosa. Pensiamo alla stessa identica ambientazione con lo stesso identico protagonista, quindi ambientazione gotica e con musica heavy metal e tutto quello che volete. Un'ambientazione 3D con armi che si sbloccano e si trovano man mano che si va avanti che danno diversi moveset. In più, diamo anche un bel sistema di crafting di pozioni, un po' come nell'originale, quindi si trovano pozioni, si trovano reagenti, si combinano e si creano cose, insomma, effetti, unguenti o altre cose che danno power-ups diversi. Bene, pensate tutto questo in una struttura alla Souls-like. Non vi stuzzica anche voi l'idea? Quindi secondo me Chakan sarebbe fantastico da riesumare oggi alla luce di tutto quello che è Dark Souls. Cioè, proviamo a vedere un Dark Souls con l'ambientazione di Chakan e con un sistema di crafting un pochettino più elaborato e pam! Avremo sicuramente un gioco fantastico che io giocherei sicuramente oggi. Bonanza Bros. Secondo me Bonanza Bros è un titolo molto particolare che ha anticipato alcune cose nella storia dei videogiochi. Si interpreta una coppia di ladri che si devono intrufolare in alcuni edifici e rubare il maggior numero possibile di oggetti di valore. È un gioco che non pone l'accento sull'azione, anzi bisogna evitare il contatto con le guardie. Questo rende uno dei primi giochi stealth della storia, assieme ai primi Metal Gear su MSX di Kojima, però il genere esploderà come moda solamente con Metal Gear Solid su PlayStation 1 qualche anno più tardi. Ma la cosa bella di Bonanza Bros era proprio questo mix tra tattica e gioco d'action, in più con la componente della cooperativa, perché si poteva giocare anche in due, quindi si potevano mettere in scena delle azioni di cooperazione molto interessanti e molto originali. Oggi come oggi non ho visto riprendere molto questa forma. L'unico gioco che mi viene in mente è appunto Monaco, un recente indie dove bisogna appunto mettere in scena dei furti con una squadra con personaggi diversi. Però riprendere questo concetto in Bonanza Bros e anche lo stile grafico molto particolare, che poi verrà ripreso nella serie spin-off dei Puzzle and Action, sempre di Sega, non sarebbe una cosa brutta, sarebbe molto bello rivederli in azione e magari poterci giocare di nuovo con gli amici attorno a un bel divano. Bene ragazzi, questa era la mia lista dei 4 giochi Sega che meriterebbero un seguito. Cosa ne pensate? Siete d'accordo? Potevo metterne altri? Avete voi quelle proposte da fare? Quindi avete voi dei giochi di cui volete un seguito e non è mai uscito? Bene, scrivetemelo qui nei commenti. Intanto, se siete per la prima volta arrivati su questo canale, mettete ovviamente mi piace e iscrivetevi. Io e Ecco Junior vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima volta. Ciao!